Tre consiglieri della decima legislatura, Alessandro Benvenuto, Maurizio Marrone e Daniele Valle, hanno iniziato la loro esperienza politica nella Consulta regionale dei giovani e sono poi approdati nell'aula dell'Assemblea legislativa. Questa è la loro esperienza. Cosa le ha lasciato quel periodo? È un ricchissimo patrimonio di conoscenze col mondo dell'associazionismo regionale, con le forze degli altri partiti, e poi mi ha insegnato a relazionarmi per fare delle proposte concrete. Noi abbiamo lavorato a lungo sulla legge giovani, ma anche su tanti altri interventi della regione in quegli anni, e questo è un patrimonio di conoscenze che poi rimane nella disponibilità di tutti quelli che hanno fatto questa esperienza. Ho partecipato per 2 anni all'interno della Consulta Giovani, adesso sono come consigliere delegato, come referente della Consulta Giovani. È un'esperienza sicuramente molto importante perché abbiamo portato avanti dei progetti che sono, penso, dei progetti molto interessanti. E quello che secondo me può essere un obiettivo, e quindi invito tutte le associazioni a partecipare e iscriversi nel mese di settembre per poter aderire alla consulta, perché è uno strumento utile non solo per i giovani, ma è uno strumento che dà anche un indirizzo politico di quello che è il pensiero dei giovani, al netto delle proprie opinioni, delle proprie idee, ma quello che deve essere un rafforzamento culturale per i giovani del Piemonte. L'intervista a tre è stata anche l'occasione per tracciare i compiti futuri della consulta e le sfide per i prossimi anni. Beh, dovrebbe sicuramente cercare di allargare la propria capacità di coinvolgimento del variegatissimo mondo associativo regionale. Purtroppo l'associazionismo giovanile ha una vita molto breve, perché i giovani non si rimane a lungo, e quindi le associazioni cambiano i responsabili, cambiano le persone che si prendono cura dell'associazione, del rapporto dell'associazione con la consulta, e bisogna fare uno sforzo per tirare dentro la consulta più realtà possibili, per renderla più rappresentativa e quindi più efficace. Ma assolutamente sulla promozione di quelli che sono proprio anche i diritti a un futuro delle nuove generazioni. Parliamo delle emergenze del lavoro, di un percorso di autonomia di vita e quindi anche la casa. Sono sicuramente temi fondamentali, diritti che passano dalla necessità di promuovere lo sviluppo economico e trattenere quindi i giovani sul nostro territorio dopo il percorso di istruzione, formazione anche universitaria o professionale.